evidente che le situazioni, i punti di concentrazione dove si concentrano le persone sono tanti, è molto difficile poter fare opera di prevenzione in senso assoluto, e quindi però è importante fare le valutazioni e vedere quello che si può fare in concreto. Anche Arezzo, dopo gli attentati terroristici di Barcellona e Turku che hanno scosso l'intera Europa, valuta alcune misure straordinarie da adottare sul piano della sicurezza. Questi accadimenti che ormai stanno succedendo mettono in crisi un sistema, perché diciamo, costringono tutti a rivedere il nostro modalità di vita. Per quello che sarà possibile stiamo pensando a quello che nei limiti che sono le forze in campo e anche della reale situazione può essere fatto. Per questo nella riunione del Comitato dell'Ordine e Sicurezza Pubblica convocato per il 31 di agosto saranno anche valutate eventuali misure come attuarle, dove, se attuarle, con quali modalità. Intanto lo scorso sabato in zona Giotto sono già stati potenziati i controlli ed è stata transennata l'area del mercato settimanale. Quindi in modo informale ci ha contattato la prefettura per rafforzare quelle che sono i punti, le vie di accesso della zona Giotto durante le ore del mercato il sabato mattina, e così è stato fatto un'intensificazione sia del transennamento che della vigilanza da parte della Polizia Municipale. Ovviamente al centro dell'attenzione resta anche la giostra del Saracino. Già c'era stata una grossa sterzata, un giro di vite per l'edizione del giugno. E adesso, forti di quell'esperienza, alla luce dei nuovi fatti, saranno valutate eventuali altre iniziative. Cercheremo di rispettare, di far coincidere le esigenze diverse, di mantenere la giostra che scorra tutta la manifestazione come siamo abituati a vederla, però valutando anche tutto quello che va fatto e si può fare per garantire la sicurezza di chi vi partecipa.